Da esperto di fiscalità internazionale e politica economica, che è da sempre connessa strettamente ai termini di politica fiscale, mi sento in dovere di parlare ogni qualvolta viene citato l'argomento, o torna alla ribalta l'argomento della flat tax. Questa volta è la Lega, precedentemente, insomma, se ne, anche altre bandiere, anche altri partiti politici ne hanno parlato. Ecco, al di là del credo politico che mi interessa relativamente, quello che invece mi interessa contestare, quello che mi interessa far capire invece a voi che mi ascoltate è che si tratta di una misura assolutamente inapplicabile. Ma procediamo per gradi. In cosa consisterebbe questa misura? Allora, la misura prevede una tassazione indiscriminata, potrei dire generale, del 15% per tutti quanti i redditi. Non esiste ancora un disegno di legge, per cui non c'è un testo al quale ho potuto attingere, per cui parlo di quello che ho letto sui giornali, riportato dalle cronache negli ultimi giorni. Il disegno è questo: 15% fino a 80.000 euro di reddito, se non sbaglio, che poi dovrebbe salire intorno al 20%, quindi due aliquote, così come è stato fatto per il forfettino a partire dal 1 gennaio 2019. Ora, verrebbe completamente azzerata, tagliata, annullata, bruciata tutto quel sistema di deduzioni e detrazioni che si è sviluppato in Italia dal 1986 ad oggi, quindi come dire, cancelliamo 42 anni di evoluzione o di involuzione, questo poi è un punto, sono punti di vista del sistema tributario del testo unico per quanto riguarda le deduzioni e detrazioni, semplicemente annullandole tutte indiscriminatamente, quindi senza neanche preoccuparci che magari ci sono delle classi meno agiate, com'è, cosa che è che in questo momento ne usufruiscono. E introduciamo, se non sbaglio, una deduzione per singolo membro familiare di 3.000 euro per famiglie con redditi fino a 35.000 euro. Dopodiché tutti gli altri si possono dimenticare tutto quel sistema appunto di deduzioni e detrazioni che in Italia è stato introdotto dal testo unico dell'86 e poi si è sviluppato a seconda delle correnti politiche e delle varie manovre finanziarie nel corso del tempo. Questa è la misura, ok? Al di là, io non sono contrario a una misura di flat tax, nella misura in cui, occupandomi appunto di fiscalità internazionale, di trasferimenti di residenza, nel corso degli ultimi 10 anni avrò portato decine e decine di imprenditori a impiantarsi in paesi o a delocalizzare in paesi dove appunto si applica la flat tax. Ma perché, come dicevo al principio di questo video, è importante legare il sistema tributario, i sistemi di politica fiscale, le manovre che sono quelle che introducono poi anche la flat tax, legare alle problematiche reali di politica economica, cioè bisogna vedere in sostanza se uno Stato si può permettere di implementare una flat tax oppure no. Non è più difficile di così, non c'è bisogno di essere degli scienziati. Io sicuramente qualche skill ce l'ho perché insomma ho frequentato tutti gli studi più complicati in materia di fiscalità e mi sono ritrovato a vivere anche sulla mia pelle i sistemi e le varie politiche economiche sviluppate dai vari paesi nel mondo nel corso del tempo, quindi come dire, sono passato anche dalla teoria alla pratica, per cui penso di essere assolutamente autorizzato a dire che oggi la flat tax in Italia è insostenibile. Quindi quando io porto qualche cliente in paesi come per esempio quelli dell'Europa dell'Est, che sono famosi per le loro flat tax, è perché la situazione di bilancio permette di sviluppare quel determinato tipo di politica fiscale. Io non porterei mai nessun cliente in un paese con la consapevolezza che il debito pubblico alle stelle e che sostenere quel tipo di politica fiscale porterebbe una problematica enorme, quindi sarebbe tendenzialmente insostenibile nel lungo periodo, che è esattamente quello che potrebbe succedere, quello che succederà in Italia nella misura in cui questa fantomatica flat tax dovesse essere indiscriminatamente generalmente, chiedo scusa, applicata in maniera massiccia a partire dal 1 gennaio 2020. Non lo dico soltanto io, pochi dati da analizzare per capire perché questa cosa non è possibile. Numero uno, l'Istat ha confermato che l'Italia si trova in piena recessione, tecnica o meno che dir si voglia, di recessione si tratta e fino a prova contraria ancora l'Italia sta lottando, tra virgolette, per uscirne.
Numero due, ancora oggi servirebbero, ad oggi non sono ancora stati trovati almeno altri 20 miliardi di coperture finanziarie che dovrebbero servire a disinnescare l'aumento dell'IVA, che probabilmente ci sarà a questo punto, a partire dal primo, cioè se andiamo avanti ad applicare la flat tax ci sarà al 100%, a partire dal 1 gennaio 2020. 2020, quindi un aumento dell'IVA che dovrebbe essere, se non sbaglio, dal 1 gennaio 2020 al 25,5% e poi dal 1 gennaio 2021 salire intorno al 26 o al 26,5%. Numero 3, quel poco di coperture finanziarie che sono state trovate ad oggi sono state già destinate a quella che è la versicura, che poi è diventata la versione light del reddito di cittadinanza, quindi la coperta è sempre corta, o li investo nel reddito di cittadinanza o li investo in una flat tax generalizzata. Numero 4, un sistema, una proposta di legge che indiscriminatamente, non esiste un disegno di legge, quindi probabilmente saranno più dettagliati in futuro, arriva a dire che taglieremo tutte le deduzioni, le detrazioni, vuol dire che non sa dove stia di casa il diritto tributario, soprattutto alla luce poi del fatto, come dicevo prima, che molte di queste deduzioni e detrazioni aiutano in maniera massiccia i redditi meno abbienti. Quindi non posso arrivare e cancellarla, perché semplicemente vuol dire che io non ho mai aperto un libro di diritto in tutta la mia esistenza. Niente di più complicato. Ultimo punto, il MEF, il Ministero dell'Economia e della Finanza, ha calcolato che una misura del genere, una flat tax indiscriminata, necessiterebbe, come dire, di una copertura da 59,3 miliardi, se non sbaglio. 59,3 miliardi che tendenzialmente è quanto possono raccogliere tre manovre finanziarie insieme. Quindi il punto qual è? È molto semplice, poi è sempre lo stesso. La coperta è corta, quindi io finanzio una cosa o ne finanzio un'altra. Se introduco una flat tax alla luce della situazione economica, che è quella italiana, non faccio da qualche altra parte questi soldi, dovrò andarli a prendere, perché questi 60 miliardi di coperture che si aggiungono ai 20 miliardi per disinnescare l'aumento dell'IVA dall'anno prossimo, io da qualche parte li devo prendere. Tendenzialmente li prenderemo, non io purtroppo, ma li prenderà il governo, verrà a riprenderli dai contribuenti. Quindi che cosa fa? Con la destra vi abbassa la tassazione sul reddito, con la sinistra se li viene a riprendere, o viceversa, insomma, al di là del credo politico. È molto probabile, se non direi matematicamente certo, che se entra una misura del genere, dall'altro lato vi ritroverete con una patrimoniale che verrà pagata con il sangue. Tra l'altro, il tema della patrimoniale ormai è praticamente da quando si è instaurato il governo giallo-verde che se ne parla già dal giorno dopo, a partire diciamo, da quando è cominciata tutta la giostra dello spread, eccetera, eccetera. Ad ogni misura che non prevede uno sviluppo o un investimento in industria tale per cui la crescita sia positiva, perché dagli ultimi dati tendenzialmente parrebbe addirittura essere negativa, tant'è che siamo in recessione, non ha nessun senso sparare proposte sulla base di nulla. Applico una politica fiscale giusta, ripeto, io sono assolutamente d'accordo a una flat tax, ma è una struttura, perché appunto non l'ho implementata io, ma in altri paesi evidentemente, però è una misura che conosco bene, perché applico io in prima persona e poi faccio applicare anche ai miei clienti nei paesi che l'applicano, dove ci sono però le condizioni economiche per poterla sostenere. Quindi direi che in questo senso una patrimoniale c'è da aspettarsela, sarà veramente difficile evitarla, ma direi tutta più impossibile se si procede in questa direzione. Per cui il mio consiglio è senza dubbio quello, per chi può, quello di trasferirsi e di andarsene via dall'Italia. Ma lo dico chiaramente alla luce della consapevolezza che ho del sistema economico, del sistema fiscale fuori dal confine italiano. Diventa davvero il paese delle meraviglie muoversi, potersi muovere nella legalità, potersi trovare nella situazione di scegliere il proprio destino, perché ecco, noi già nasciamo in un determinato paese, quindi siamo sottoposti a leggi del governo del paese all'interno del quale ci troviamo.
Quando abbiamo raggiunto la maggiore età, secondo me è giusto aprire gli occhi, guardare fuori dal confine di qualsiasi paese sia, in questo caso assolutamente l'Italia, non lo dico io che sia uno dei paesi che tassa di più al mondo, e capire di quali sono le possibili vite alternative al di là del confine. Ok? Quindi, ciò detto, io vi invito a fare una riflessione seria su questo tema indiscriminato, su questo tema della flat tax, perché, come dire, pagare meno oggi vuol dire pagare molto di più domani.